Partiamo con la diretta. Sei già in diretta, Nico? Ora provo a parlare e vedere se si sente qualcosa. Buonasera, si sente la voce? È abbastanza chiara? Silvia, vedo che sei collegata. Prova a scrivere. Buonasera, Patrizia Camuri. Prova a scrivere nei commenti se si sente la voce. Se qualcuno che è già in linea, buonasera, anzitutto se qualcuno che è già in linea volesse dirci se si sente e se si capisce. Si sente? Sì, si sente bene. Bene. Allora fra 2 minuti cominciamo, buona celebrazione. Suona la campana dopo che è suonata.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, il risorto, sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Egli ripete a ciascuno di noi, qui in chiesa, nelle vostre case, così come disse a Tommaso, non essere incredulo, ma credente. E con questo egli ci invita a superare le nostre fatiche, le nostre incertezze, le nostre chiusure. Forti del dono della pace e sapendo che il Signore è in mezzo a noi, anche se le nostre porte sono sbarrate e forse i nostri cuori un po' bloccati, riconosciamo la nostra fragilità e invochiamo con fiducia il perdono di Dio, impegnandoci però anche al perdono vicendevole. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Thank you.
mettiamo nell'unica preghiera che reciterò fra qualche istante, tutti i nostri desideri, le nostre intenzioni, i bisogni che stiamo sentendo come veramente significativi in questo tempo per noi e per le persone che anche in questo momento abbiamo accanto. Preghiamo. Signore Dio nostro, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati ad una speranza viva, mediante la risurrezione del tuo Figlio, accresci in noi sulla testimonianza degli Apostoli la fede pasquale, perché aderendo a lui pur senza averlo visto, riceviamo il frutto della vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e li dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore. Scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vittime pascali laudes, immolem Christiani, Agnus redemit noves, Christus innocens Patri, reconcilia me peccatores. Mors et vita duello, confligere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, qui pidisti invia, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes sudarium et vestes surrexit Christus tes mea, precede tuos in Galilea. Scimus Christum sur existe, amor tuis bene, ut nobis victores miserere. Amen. Alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani
e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai creduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Bisogna sentirsi proprio molto profondamente legati per mantenere con Tommaso quella pazienza di cui il Signore e anche gli altri discepoli si sono resi protagonisti. Bisogna riconoscere che Tommaso è più che un fratello, un gemello addirittura. Così come dice il suo nome, sia nella sua radice originaria ebraica che nella traduzione che l'Evangelista Giovanni ci fornisce di Didimo, gemello. Sì, bisogna considerare qualcuno il proprio gemello per poter volere condividere anche quando già si è raggiunto ciò che si desiderava, si sperava, quando si è giunti al vertice della propria gioia, volere condividere con lui un cammino che forse potrebbe anche, se fossimo degli estranei, non riguardarci. Allora mi sembra che la pagina evangelica di quest'oggi, questa prima domenica dopo la Pasqua, la domenica della Divina Misericordia, ci mostri il volto fraterno della risurrezione di Gesù e anche della comunità di coloro che in questa risurrezione, nella presenza del Signore risorto, trovano la forza, la gioia e la vita.
oltre che la pace e la spinta al perdono reciproco. In fondo, i discepoli che si erano riuniti un po' misteriosamente dopo la morte di Gesù, è strano che vengano trovati da Maria di Magdala, dalle donne, la mattina del primo giorno dopo il sabato, riuniti insieme. Forse non si erano dati del tutto per vinti, forse pensavano che qualcosa ancora si potesse sperare dalla relazione col Signore. E del resto in questo ci aiutano molto questo tempo di chiusure, questo tempo di lontananze, questo tempo di sepolcri, in qualche modo, nel quale il virus ci ha collocati, può essere vissuto semplicemente come un «oh Dio mio, non si può fare più niente, è tutto finito», oppure come un tempo nel quale dire «ma forse qualcosa può ripartire, qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo». E quindi il tempo presente, queste giornate, a volte molto lunghe, perché noiosissime dentro le nostre case, a volte velocissime perché presi da mille faccende da sbrigare, le nostre giornate possono diventare il grande tempo della preparazione, di una riapertura non solo delle parrocchie, delle scuole, delle aziende, delle strutture sociali di incontro, ma anche di riapertura della nostra umanità, del cantiere della nostra umanità e delle nostre relazioni. E quindi possiamo vivere veramente questo tempo come un laboratorio di fraternità, per scoprire nell'altro colui che ancora più che un fratello, un gemello, mi richiede di mettermi in gioco anche se io penso di avere già ottenuto quello che desideravo o che speravo, oppure se sono talmente preso dalla sua risurrezione per ritornare, affinché anche nel cuore di Tommaso maturino domande forse più profonde, maturi un affetto ancora più radicale. Tommaso nel Vangelo di Giovanni ci ha presentato come un uomo molto coinvolto nella relazione con Gesù, tanto che è l'unico a dire, quando Gesù decide di andare a Betania da Lazzaro morto e dalle sue sorelle, andiamo anche noi a morire con lui. Quindi Tommaso voleva veramente condividere il destino di Gesù, gli voleva molto bene. E Gesù sa attendere che il cuore di Tommaso arrivi alla maturità, capace di accoglierne poi la presenza. Attendere. Allora noi possiamo chiedere, noi sappiamo aspettare i tempi degli altri? Oppure siamo frettolosi, sbrigativi e quindi anche superficiali? Ognuno di noi ha un cammino e lo sappiamo bene. Nel cammino i passi non sono uguali per tutti e i tempi non sono uguali per tutti. C'è chi corre la maratona come Carlo in 1:15, c'è chi la corre in tempi molto più lenti come me. E bisogna però imparare ad attendersi e ad attendere, perché se l'altro non viene aspettato, forse l'altro si scoraggerà, forse nel cammino il fratello, meglio ancora il gemello, si perderà. Il secondo atteggiamento che mi sembra suggerirci la pagina evangelica per vivere questo tempo appunto come cantiere di fraternità, per preparare la riapertura che non ci arrivi addosso come ci è arrivato addosso invece questa chiusura, il secondo atteggiamento è quello del ritorno. Gesù sa ritornare sui suoi passi, non solo aspetta Tommaso dicendo vabbè io vado dove devo andare poi lui arriverà. No, Gesù ritorna e il ritornare richiede una grande umiltà, richiede il dirsi seriamente che in fondo io non ho niente da perdere. Perché guadagnare un fratello, un gemello, è l'investimento più significativo che io posso fare di me stesso, delle mie risorse, della mia umanità.
ritornare significa a volte anche dover riaffrontare una serie di fatiche, di dubbi, forse anche qualche fantasma delle nostre esistenze. Ma Gesù vuole ritornare e così invita i discepoli che ci stanno a ritornare. 8 giorni dopo si ritrovano prendendo gli stessi passi in quello stesso luogo, ritornare. Allora possiamo domandarci rispetto a questo: che cosa nel mio cammino di responsabilità verso gli altri a volte mi impedisce di girarmi e tornare indietro? Quali sono le paure, le incertezze, i fantasmi appunto, forse, che mi bloccano e mi fanno impedire di andare a recuperare, tra virgolette, colui che appunto richiede la mia presenza? E poi il terzo atteggiamento, la terza dinamica che mi sembra si possa leggere nella pagina del Vangelista Giovanni, è quella che io ho identificato con il verbo selezionare. Attendere, ritornare, selezionare. Selezionare non vuol dire fare gli snob, non vuol dire tu sì, tu no. Non è fare quelli un po' raffinati che appunto stanno solo con alcuni e non con altri. No, significa sapere selezionare quali sono i gesti e le parole che veramente sbloccano il cammino degli altri. Gesù è molto interessante l'intervento che compie nei confronti di Tommaso. Non gli dice semplicemente tocca qui, ci sono qui per te, sono tornato apposta. A volte noi ritorniamo, aspettiamo, ritorniamo e poi anziché renderci disponibili ci offriamo come macigni sulla schiena degli altri. Ecco, sono qua per te, non te ne sei accorto, non sei neanche contento ancora? No, Gesù, dopo aver atteso, dopo essere ritornato, seleziona gli atteggiamenti e le parole da usare con Tommaso e gli dice: eccomi qua, se vuoi metti le mani nelle mie piaghe e il pugno nel mio costato, ma poi aggiunge: e non essere più incredulo, ma credente. E queste parole sciolgono Tommaso. Noi non sappiamo nemmeno se lui abbia messo realmente poi le mani nelle ferite di Gesù. Sappiamo però che a queste parole Tommaso risponde: mio Signore e mio Dio. Gesù ha saputo selezionare delle parole capaci di far emergere un Tommaso più credente di tutti. Del resto nel Vangelo di Giovanni nessuna professione di fede è così ricca, completa e significativa come quella di Tommaso, 8 giorni dopo Pasqua. Il Signore, carissimi, ci attende, non smette di ritornare, seleziona le parole che ci vuole donare, perché anche noi possiamo scoprire la gioia non solo di essere fratelli, ma di essere gemelli, ancora più profondamente legati. Con questa gioia, incominciare a preparare luoghi, spazi, tempi nuovi di una fraternità e di un legame ancora più radicale e ancora più significativi di prima che ci chiudessimo nelle nostre case. E che questa fraternità sia il nostro desiderio e la nostra speranza, sin d'ora. In questo giorno, 8° della risurrezione, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, attraverso il quale siamo diventati figli nel Figlio, fratelli, gemelli, gli uni degli altri. La nostra professione di fede, che esprimeremo con le nostre voci, ci unisca tutti a
cresca in noi la fiducia nei misericordiosi disegni del Padre sulla storia umana. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede di tutta la Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù per la vita eterna. Amen. Gesù risorto è presente in mezzo a noi, nelle case, nelle famiglie, qui in chiesa. Egli continua a farci dono della sua pace e ci affida la missione della riconciliazione e dell'annuncio. Nella gioia, che è frutto di questa consapevolezza, eleviamo al Padre le nostre preghiere e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa, nelle sue molteplici espressioni, sia la casa della misericordia e del perdono aperta a tutti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, fa che questo momento finisca e che presto torneremo ad abbracciarci e a stringerci la pace come veri fratelli e sorelle. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, porta la luce in questo momento di oscurità a noi, alle nostre famiglie e a tutte le famiglie in difficoltà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli operatori della sanità di tutto il mondo, impegnati in una lotta costante, per gli addetti ai servizi della città che stanno dando la vita a favore della comunità, perché sappiano ridare speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le chiese d'Oriente, che oggi celebrano la Pasqua, affinché la gioia della risurrezione che ci accomuna sia fonte di nuove condivisioni. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. A queste preghiere che sono state preparate da alcuni ragazzi del reparto della GESCI, uniamo adesso nel silenzio, in qualche istante, le nostre personali preghiere e richieste al Signore. Ascolta, o Padre, le nostre preghiere ed esaudiscile con la Tua bontà. Nella Tua misericordia rendici operatori di perdono e promotori di pace. Te lo chiediamo per Cristo, nostro fratello e Signore. Amen.
ci hai chiamati alla fede, rigenerati nel battesimo, guidaci alla felicità eterna per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni nella tua gloria. Benedetto che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che, da un confine all'altro della terra, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio, vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Erio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore risorto ci ha fatto il dono della pace affinché possiamo perdonarci reciprocamente, affinché possiamo liberare chi abbiamo accanto dal peso della fragilità, del peccato, della tristezza. Consapevoli di questi doni, animati dallo Spirito che ci rende figli di Dio e fratelli, gemelli, gli uni degli altri, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
pietà, pietà di noi. Agnello di Dio, che voi pietà. Dona a noi la tua pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa. Soltanto una parola ed io sarò salvato. Il sangue di Cristo. Preghiamo. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continui ad operare nella nostra vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In questo giorno di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la resurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie.
Grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Buona settimana a tutti e, se lo desiderate, possiamo rincontrarci per la messa domenica sera, sempre alle 18:30 qui dalla nostra chiesa.